È tra le principali cause di cecità al mondo, parliamo del glaucoma a Milano, una nuova tecnica chirurgica microinvasiva. Claudio Mondelli. Quanto una briciola di pane. Minuscolo dunque, ma rivoluzionario nella terapia del glaucoma. Si chiama Eye Stent Inject, misura circa un terzo di un millimetro ed è uno dei più piccoli dispositivi medici al mondo impiantabili nell'occhio. Presentato a Milano, l'Eye Stent permetterà una chirurgia microinvasiva del glaucoma. Si tratta di uno stent, è un po' preso a modello di quello che sono la chirurgia cardiaca, per cercare di deviare il flusso di umore acqueo al di fuori dell'occhio, non creando una nuova via di deflusso, ma ripristinando le vie di deflusso tradizionali. Il glaucoma, malattia asintomatica, è la seconda causa di cecità nel mondo. Per questo si raccomanda una visita oculistica almeno ogni 12 mesi dopo i 50 anni. Ma se ci si ammala, il nuovo dispositivo può essere l'alternativa alle cure farmacologiche. Questo device ha la possibilità di ridurre la terapia medica, a volte persino di eliminarne la necessità, e quindi dà un grosso aiuto e un grosso giovamento nel trattare la patologia e migliorare chiaramente la qualità di vita dei pazienti.